da la nona elica, voce del verbo geoide. E poi niente, c'è quello colto, quello che la sa lunga, quello che ha studiato fisica e lui sì che capisce le cose e se la mena col geoide. Con che cosa? Ma sì, dai, il geoide, quella cosa che non esiste se non per spiegare la forma della Terra, che non è una palla, pardon, sfera, e manco un ellissoide, ma appunto un geoide, cioè né zuppa né pan bagnato, ma quasi, all'incirca, più o meno quello. Eh già, evviva la scienza! Si sono dovuti studiare una cosa che non c'era, cioè che non esiste proprio, per spiegare quella forma della Terra che la scienza, in quanto verità ufficiale rivelata, pretende di descrivere senza dire che è una palla o un ellissoide o a forma di pera, come afferma Neil deGrasse Tyson. Wikipedia ci spiega che il geoide è un modello fisico in quanto descrive il profilo della superficie terrestre al livello del mare rispetto al quale si misura l'altezza. Ah, dunque, è un modello fisico, ma non qualcosa di concreto, e sti cazzi! Ma mica si ferma qua, prosegue spiegando che il geoide è anche un costrutto matematico in quanto tiene conto delle variazioni di gravità. Ma però, un costrutto matematico! Wikibooks, dai che forse è più specifico. Il geoide è la forma più vera della Terra e viene calcolata in base alla forza di gravità. Non so voi, ma già qui io ho le mani a coprire gli occhi come la scimmietta delle icone di WhatsApp. È irregolare e si potrebbe paragonare ad una patata quasi sferica. Ha detto patata, davvero? Cioè la scienza usa termini scientifici come quasi e patata? È la superficie che ha in ogni punto la stessa forza di gravità ed è perpendicolare ad essa. Cioè, semplifichiamo, il geoide è la superficie che ha la stessa forza di gravità. Se azzardate un occhiello di riguardo con blinda moltiplicata per la vampantera maculata come se fosse Antani, forse la vostra risulta essere una definizione più scientifica ed attendibile. Cioè, prima ti spacciano per vere delle foto che poi ammettono essere il collage di altre. Poi si scopre che manco quelle foto originali da cui è stato composto il puzzle, spacciato per vero, erano reali. Bensì erano taroccate mediante computer grafica. E mo non sanno manco che definizione darti. Però so fisici, quindi guai a contraddirli. Fra un po' di questo passo ammetteranno che ogni foto è inventata di sana pianta, ma ci diranno che questo cazzo di geoide si muove troppo velocemente per riuscire a fotografarlo, oppure che la sua proprietà più intrinseca è quella di essere composto di una materia che di suo non consente scatti fotografici. Copyright. Che poi è una materia che conosciamo tutti, è quella sostanza di cui sono fatti i sogni e le palle. Però dai, su via, tutti insieme, non mettiamoci troppe domande e impariamo la nuova lezione. Ripetiamo insieme, io geoide, tu geoidasti, egli geoidò, o quagliò, o come cazzo si dice, che tanto per la scienza di oggi va bene uguale, ci passa qualunque, basta solo che sia made in NASA.